Si chiama Active Denial System, ma viene chiamato il raggio del dolore. È stato presentato alla stampa il 24 gennaio 2007 dal Dipartimento Interforze per le Armi Non Letali del Pentagono. È un'arma a microonde che tra i suoi diversi usi ha anche quello del controllo della folla. Il concetto è che possiamo avere un'arma in grado di tenere lontana la gente inducendo dolore. L'arma può sparare diversi colpi in base alla riserva di energia, ma può anche dissuadere qualcuno dall'entrare in un'area controllata. È un'arma che induce autodisciplina, nel senso che chi ne viene colpito si allontana dalla zona controllata. Credo sia molto probabile che queste armi vengano usate sul campo reale. Il pericolo psicologico è che la gente non prenda più parte alle manifestazioni di massa contro una determinata azione o contro i rappresentanti eletti per la paura di farsi del male, di subire questo male con un'arma che non lascia segni. Ad esempio, se si rimane accecati da quest'arma, è difficile provare che a causare la cecità è stata proprio lei. Se queste armi verranno utilizzate nelle nostre città, le nostre società saranno meno libere di oggi. Credo di sì, credo che ce ne sarebbe l'intenzione, probabilmente succederà. Se la gente troverà un modo per tutelarsi, non è chiaro, ma certamente al momento la capacità di scendere semplicemente in strada e manifestare è un'occasione che molti sfruttano. E queste persone forse non sono tutte preparate ad essere coinvolte in rischiose operazioni politiche. E mi sembra che questa nuova arma ridurrà la possibilità di manifestare. E poi c'è il problema dell'addestramento dei soldati. Se un operatore decide di colpire un bersaglio diverso da quello indicato nell'addestramento, non esistono garanzie di un controllo delle sue attività. Così, se qualcuno vuole violare i diritti umani, ha a disposizione un'arma con cui può ripetutamente colpire un individuo nello scompiglio creato da una situazione di conflitto. Potremmo trovarci in assenza di una vera certezza democratica. A questo punto si verifica un fatto strano. Spinti da un personaggio mascherato, i carabinieri si ritirano. Semplice irresponsabile o infiltrato, resta il fatto che sorprendentemente i carabinieri lasciano libera la via e i furgoni iniziano la manovra di rientro. Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! 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 Guerrieri! Guerrieri!